Un depuratore senza autorizzazione dal 2011 che lavora in deroga da 2 anni, uno scarico non autorizzato e 2 pozzi di prelievo mai denunciati né sanati, che saranno oggetto di un esposto alla Procura di Lucca. È questa la denuncia dell'Associazione per la tutela ambientale della Versilia sul depuratore del Pollino a Pietrasanta, da tempo fonte di preoccupazione per i residenti, in una zona rurale alle prese da anni con impianti a forte impatto ambientale, dai rifiuti all'edilizia fino appunto alla depurazione, fra cattivi odori e disagi. Sul sito, gestito da Gaia, è in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale e in questa fase sono arrivate le osservazioni alla Regione Toscana. Tra queste c'è la perizia giurata commissionata dai comitati ambientalisti alla Società Terra di Marco Stevanin, referente per la Regione Veneto della Commissione Tecnica Ambiente, che al pari di ARPAT ha messo in luce le criticità del depuratore. Siamo in presenza di un impianto che da un decennio è gestito, secondo me, in modo farraginoso, ma potrei anche dire cialtronesco, perché l'ARPA nero su bianco e noi sulla perizia giurata diciamo non è che l'S1 è valutato in modo superficiale, mancano i solfati o mancano i metalli, no, non è semplicemente autorizzato da non so quanti anni su questa cosa, e passano portate di 300 metri cubi all'ora, non di 3 metri cubi all'ora. Per i comitati e secondo i periti, la via chiesta da Gaia va stoppata non solo per le criticità evidenziate, ma anche perché non sarebbe corretta la procedura. Cioè, stiamo parlando di una via postuma dove però hanno presentato tutta una serie di lavori in corso, aggiornamenti e anche sostanziali, perché riguarda la parte di depurazione, proprio la parte di cuore del progetto, come anche parte di legata alle migliorie ambientali, eccetera, che sono in corso di valutazione. Quindi, secondo noi, la procedura in corso non è corretta, andrebbe utilizzata una via ordinaria.